Nomadelphia News 30 marzo 2013. Nella copertina di questo numero ci sono alcune immagini dei riti della Settimana Santa, a cui hanno partecipato anche visitatori e amici. Sabato 23 marzo si è svolta a Nomadelphia la giornata dell'acqua. Conclude questa puntata una rappresentazione del nostro amico Pierluigi Grison sulla sofferenza e la passione. Buona Pasqua a tutti. Che quel bene, come prima ho detto, non è un bene inesauribile, ma è un bene che va trattato con cura. Sabato 23 marzo si è svolta a Nomadelphia una particolare iniziativa che ha visto come protagonisti i figli delle famiglie di Nomadelphia e Acquedotto del Fiora. L'iniziativa ha voluto sottolineare l'importanza dell'acqua all'indomani della giornata promossa dalle Nazioni Unite già nel 1992, un'occasione per riflettere su tutto ciò che ruota intorno all'acqua, promuovendo quelle azioni che ne favoriscono un uso sobrio e giusto. Era presente il presidente dell'Acquedotto del Fiora, Claudio Ceroni, che ha aperto il momento di riflessione illustrando il lavoro dell'azienda e spiegando il percorso dell'acqua dalla sorgente al rubinetto. Protagonisti sono stati anche i bambini e i ragazzi della scuola familiare. Ogni classe si era preparata approfondendo una tematica specifica che ruota intorno al problema dell'acqua, iniziando dai bambini dell'età prescolare fino ai ragazzi prossimi alla maturità. È stato un susseguirsi di stimoli e di riflessioni. La giornata è stata organizzata cercando di sensibilizzare al rispetto del creato sullo stile di San Francesco d'Assisi, che lodava il Signore per sorella acqua. Disegni, poesie, scritte per l'occasione, esperimenti, ricerche, approfondimenti che hanno anche sottolineato gli squilibri sociali presenti nel mondo per la distribuzione ineguale della risorsa acqua. Più di 1 miliardo di persone nel mondo beve acqua non sicura. Legate al problema dell'acqua ci sono un'infinità di miserie, malattie, malnutrizione, guerre, speculazioni, inquinamenti. L'acqua è un bene di tutti, è fonte di vita, è troppo importante per circoscriverla a interessi e nazionalismo. Ci sono giornate in cui si pensa di insegnare qualcosa e ci sono giornate invece in cui si impara qualcosa, anche talvolta si impara molto. Io credo che venendo qua è la seconda delle opzioni, ho imparato intanto che in questa bella comunità si fa agricoltura biologica e quindi non si usano i concimi chimici o quanto altro in agricoltura inquina la falda, infatti purtroppo poi troviamo nell'acqua i nitrati e i nitriti. Ho soprattutto imparato che in questa comunità gli insegnanti, le famiglie e tutti voi lavorate perché questo bene prezioso come l'acqua sia veramente ritenuto tale prezioso. Grazie anche di avermi insegnato oggi tante cose. Das Leid, die Schmerzen, i dolori, la sofferenza che lacera l'umanità in tanti punti della terra, riecheggia il grido di dolore di Gesù sulla croce. Con Lui, che ha dato la vita per noi, il mondo può tornare ad essere la casa degli uomini, la casa dell'unità. Thank you.
Battani!